Buonasera e ben ritrovati. Vi presento subito gli ospiti di oggi. Con noi in studio abbiamo la dottoressa Cristina Rupane, a cui do un cordiale benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Tommy Cantoni, benvenuto. Grazie, grazie, buonasera. E Marco Cola, Buonasera. benvenuto. Siamo qui per parlare del progetto del comune Livigno Social City, ovvero un progetto di strategia comunale di ripresa e resilienza. Ma prima di introdurci all'interno di questo progetto, che è stato un lungo viaggio che il Comune ha percorso con molti attori di Livigno, vorrei subito chiedere alla dottoressa Rupani di spiegarci innanzitutto che cosa significa resilienza. Resilienza è una parola che è entrata nel vocabolario ormai da qualche tempo. Il PNRR parla esattamente di ripresa e resilienza. La resilienza è la capacità di alcuni materiali, una volta deformati, di ritornare alla loro, diciamo così, funzione. Pensiamo nell'astico, che dopo essere, stato tirato più volte, è in grado di tornare alla sua, diciamo così, normale posizione iniziale. Quindi resilienza in termini di capacità di trovare, pur avendo affrontato una difficoltà, la ricapacità di partire sostanzialmente. Essere resilienti significa essere positivi, ottimisti? Sì, ma nel senso di riuscire comunque poi a trovare quell'ottimismo che ti permette poi di trovare una strategia dalla quale ripartire, quindi non un piangersi in qualche modo addosso, ma trovare appunto pur nella difficoltà un qualcosa che poi possa ripermetterti di partire. Bene, al vice sindaco di Livigno vorrei subito chiedere com'è nato e da chi questo progetto. Sì, diciamo che già dal nostro insediamento, quindi ottobre dell'anno scorso, anche nel nostro programma elettorale c'era quella volontà di questa amministrazione di iniziare a mettere in atto delle soluzioni, delle strategie a lungo raggio, quindi delle strategie lungimiranti che, passati i canoni di 5 anni di mandato amministrativo, però queste strategie permettono di andare ancora avanti, quindi al di là di chi venga a governare dopo di noi. E comunque un altro aspetto importante era il discorso sociale, ecco, soprattutto grazie a Cristina abbiamo voluto mettere, diciamo, la mente, ma anche i nostri sforzi ad andare a cercare una strategia che permettesse di ibridare l'aspetto turistico, che oramai a Livigno è molto consolidato, però di iniziare davvero a toccare l'aspetto sociale, che quindi è l'aspetto che riguarda la nostra cittadinanza, i nostri residenti, quindi il vivere bene a Livigno, che può permettere anche dopo di far conoscere meglio Livigno ai nostri turisti e quindi ibridare un sistema nell'insieme unico. Quindi permettere ai livignaschi e ai lavoratori di lavorare, ma allo stesso tempo di trovare una buona qualità della vita? Corretto, giusto, quello è proprio l'intento, che è l'obiettivo, oserei dire anche cardine, di questa strategia di resilienza, quindi davvero riuscire a fare in modo che appunto i lavoratori residenti, ma i nostri giovani soprattutto, quindi dare un paese ai nostri giovani che piaccia, a cui piaccia stare e che davvero getti le basi per non lasciarlo, ecco, quindi di conseguenza. Abbiamo più volte ribadito quanto è stato difficile questo periodo, quanto ci ha messo alla prova. Probabilmente oggi ci rendiamo conto degli effetti negativi che la pandemia ha portato. Dunque, come avete accolto questo progetto del comune? Come siete stati coinvolti? Beh, l'abbiamo accolto benissimo proprio perché come operatori siamo consapevoli del momento critico in cui ci troviamo e soprattutto penso che forse anche la pandemia ha velocizzato un processo, direi, di cambio di mentalità nostro di operatori, ma anche dei nostri collaboratori, soprattutto direi dei nostri collaboratori. Nel senso che ci rendiamo conto che le persone che vengono a lavorare da noi hanno cambiato le esigenze e hanno prospettive anche diverse rispetto al passato. Noi, se proviamo a guardare un po' avanti, cioè pensiamo a Livigno fra 20 anni, dobbiamo renderci conto che dovremmo avere le persone che possono mandare avanti le nostre attività. E la prima domanda che ci facciamo è quella di dire: possiamo pensare che avremo gli stessi tipi di lavoratori che avevamo 20 anni fa? Possiamo
possiamo pensare che avremo gli stagionali che venivano, lavoravano parecchio, facendo ore infinite e che ci hanno anche aiutato a costruire quello che abbiamo fatto, ma che probabilmente non troveremo più in futuro questo tipo di lavoro, grazie a Dio anche, perché forse è giusto anche avere uno stile di vita, diciamo, sostenibile negli anni e creare un ambiente a Livigno dove si possa vivere tutto l'anno, perché un altro aspetto che è cambiato è proprio quello che la stagione a Livigno si è allungata a tal punto da poter mantenere le attività aperte tutto l'anno, e quindi anche i nostri lavoratori hanno esigenze diverse. Un conto è venire a fare la stagione breve e andarsene, un conto è vivere un anno intero in una località di montagna dove sì, lavori ma ci vivi anche a tutti gli effetti. Quindi sicuramente è un tema al quale crediamo molto e siamo stati ben contenti di essere coinvolti. Noi in particolare abbiamo avuto un ruolo all'interno del progetto, che poi magari lascerò spiegare a Cristina, però abbiamo fatto sicuramente con grande gioia e volontà. Poi siamo all'inizio, adesso vediamo cosa si dovrà fare nei prossimi anni. Abbiamo già citato più volte i lavoratori. In realtà forse dovremmo anche domandarci se i figli dei cittadini di Livigno avranno voglia di portare avanti queste attività e di ripetere questo percorso fatto sì, certo, dagli imprenditori locali. Certo, anche il passaggio generazionale senz'altro è un aspetto cruciale che sta già caratterizzando molte realtà imprenditoriali tuttora. Certo vediamo una generazione che deve lasciare il passo a quella nuova, e senz'altro una strategia come quella che vorremmo davvero proporre e attuare va proprio in quella direzione, perché anche il ragazzo di oggi forse non ha più quelle aspettative e quei anche, diciamo, aspetti di sacrificio che caratterizzavano i nostri nonni, i nostri genitori. Dobbiamo accettare questa cosa, quindi andare al passo coi tempi e quindi davvero trovare il modo per appunto lasciare un paese ai nostri giovani che sia anche adeguato alle loro esigenze e permetta loro quindi di conseguenza di continuare le attività imprenditoriali dei propri genitori. Rupani, sarà possibile? Noi lo speriamo, abbiamo coinvolto nella stesura di questa strategia diverse figure che lavorano e vivono soprattutto a Livigno e che con diverse caratteristiche, diciamo così, da diversi punti di vista stanno osservando questa situazione. Quindi abbiamo interpellato la biblioteca e poi ciascuno di noi è in un ruolo, ma è anche poi una persona, quindi è un genitore piuttosto che un figlio, piuttosto che uno studente. Quindi a questo tavolo di lavoro hanno partecipato, dicevo, la biblioteca, poi ha partecipato in parte lo Sporting, il CDD, quindi con tutta la tematica relativa alla fragilità e alla presa in carico delle persone. C'era con noi Cooperativa Impronta, quindi Nicola ci ha aiutato tantissimo, quindi lui occupandosi soprattutto di aspetti legati ai giovani, con il CAG, ma non solo, con appunto la professione, anche la loro, una professione di cura. Abbiamo partecipato come MUS, quindi il MUS di Livigno ha collaborato con noi alla stesura di questo progetto. C'era Chiara Confortola che si occupa del progetto H, quindi la fascia di fragilità più giovane. Diciamo che è stato un tavolo di lavoro che ci ha visti coinvolti in parecchi, e è stato bello notare che ciascuno aveva un punto di vista diverso su questa situazione. Quindi, come diceva il vice sindaco, qualcuno si è interrogato sul futuro dei nostri ragazzi pensando per esempio alla scuola o pensando al desiderio poi di tornare con il proprio know-how a lavorare a Livigno. Qualcuno si chiedeva come Livigno potesse offrire dei servizi, tornare appetibile anche per i nostri giovani, i nostri ragazzi. Qualcuno si chiedeva, come diceva Marco, come invece incentivare i collaboratori a rimanere a Livigno non solo per un periodo stagionale ma magari per l'arco del annuale, diciamo così, di tempo annuale. Abbiamo visto che l'11% della popolazione livignasca è di provenienza e di origine straniera, diciamo così, quindi in realtà siamo già un tessuto ibrido sociale, no? E quindi le risposte che abbiamo cercato, o meglio, abbiamo iniziato a cercare con questa strategia, riguardano appunto tantissimi temi, dagli anziani, la fragilità, quindi in termini di disabilità, la formazione specialistica che potrebbe attrarre qualcuno sul nostro territorio. Ci siamo chiesti come
dare, offrire una casa, quindi dare risposte alle politiche dell'abitare, piuttosto che come far sì che anche lo sport possa essere veicolo e attrazione per l'esterno, quindi per il turista, ma per la prima volta anche come possa essere invece strumento per aiutare chi vive qui a rimanere e a avere una qualità della vita che sia più alta ancora. Il nostro goal, diciamo così, la missione grande di questo progetto Livigno Social City sarebbe quello di far comprendere prima ai nostri cittadini, nonché lavoratori e poi anche ai nostri turisti, che la vocazione turistica che connota da sempre Livigno non sia in antitesi con una vocazione o un interesse sociale, ma che possano davvero ibridarsi e addirittura l'uno essere volano per l'altro. Quindi l'attenzione al sociale, al benessere del cittadino, può diventare in realtà poi attrattivo anche per chi viene dall'esterno, sia per lavorare, ma sia anche come ospite e quindi come turista. Allora, da un punto di vista turistico, una delle principali difficoltà che Livigno ha dovuto affrontare in questo ventennio è stato il prolungamento stagionale. Riuscire ad allungare la stagione e quindi in questo modo incentivare anche i lavoratori a restare con contratti magari annuali. Come si potrà fare dietro fronte, come si potrà sopperire ad un servizio che oggi è oramai dato per acquisito, per cui una serie di attività aperte dalle alle eccetera con questa penuria di risorse umane che in questo momento c'è ovunque, non solo a Livigno. Cioè, se non ci saranno lavoratori, che cosa accadrà? Beh, certo, sono diversi gli scenari che possono presentarsi. Diciamo che Livigno, se pensiamo alla storia di Livigno, il fatto che abbiamo allungato le stagioni, siamo riusciti anche ad avere un buon volume turistico anche sull'estate, per noi è stato un grande vantaggio, perché se noi ci mettiamo nei panni del nostro collaboratore, a Livigno riesce a trovare un posto di lavoro che gli dia continuità e che non sia costantemente costretto a fare l'estate da una parte e l'inverno dall'altra, che per qualcuno può essere anche una scelta, no? Può anche piacere questa cosa, però noi diamo anche la possibilità di poter lavorare estate e inverno e in questo modo già una buona fascia di collaboratori sono avvantaggiati, perché c'è chi si vuole stabilire. In realtà questo processo, certo, abbiamo fatto sacrifici per arrivare fin qua, perché non è stato facile tenere aperte le attività in bassa stagione, ci sono stati operatori che hanno tenuto aperto, magari anche in perdita, negli anni, però oggi hanno costruito un bel lavoro e sicuramente oggi ne vale la pena. Chiaro che non può restare aperta tutta la località, ma mantenere un servizio costante durante l'anno è possibile, lo stiamo facendo e comunque diciamo che le nostre aziende riescono a sostenere questa cosa. Il fatto che questo processo ci richieda molto più personale è proprio qui la volontà di mettere in piedi un progetto. Cioè noi, l'idea nostra è quella di dire: noi dobbiamo creare un posto dove Livigno deve essere una località dove sia bellissimo andarci a lavorare e a viverci. Cioè noi dobbiamo creare delle condizioni che gli altri nostri competitor, io parlo a livello di località turistiche, non sono in grado di dare. E Livigno per certi aspetti ha molti vantaggi, già oggi, anche la conformazione stessa del paese, anche il fatto che siamo tutte aziende di imprenditori livignaschi, quindi c'è ancora un tessuto sociale, c'è un rapporto vero con la proprietà, c'è un ambiente che sicuramente può essere piacevole per chi viene a lavorare. Il lavoro c'è, quindi noi possiamo assumerne ancora del personale, oggi si sente anche a Livigno tanti che sono in difficoltà, perché non è che sono in difficoltà che non assumono perché non hanno le risorse per assumere. Cioè noi saremmo disposti anche a assumere più personale, anche a farli lavorare meno ore, assumendone di più. Chiaro, bisogna trovare un equilibrio che funzioni. Però dove li troviamo questi dipendenti? Oggi non ci stiamo neanche pubblicizzando, diciamo, all'esterno per quello che siamo realmente. Cioè noi ci pubblicizziamo per i turisti, ma non ci pubblicizziamo per i lavoratori. Non raccontiamo ai lavoratori che può essere anche bello venire a lavorare in una località come la nostra. Chiaro che è una prima fase, bisogna ragionare sugli alloggi dei dipendenti, sui benefit che gli possiamo dare, su tante cose, però finalmente
vediamo che il problema sta emergendo in maniera importante e c'è anche da parte dell'amministrazione, ma anche da parte della nostra associazione, la volontà di affrontarlo e cominciare a mettere in piedi qualcosa che possa veramente distinguerci rispetto ai nostri competitors. Bene, ma andiamo per ordine. Ci siamo già introdotti all'interno di uno dei temi che però è il tema in questo momento, che è quello della qualità della vita dei lavoratori, tutti. Lavorare tante ore sicuramente non è sinonimo di qualità della vita, ma poi servono anche altre condizioni, credo. Gli assi, diciamo così, i sottocapitoli o sottobiettivi sono quelli di lavorare innanzitutto sulla formazione specialistica, quindi educazione e formazione specialistica, in modo tale da rendere Livigno, come dicevamo, attrattiva anche eventualmente per i nostri ragazzi o per chi volesse formarsi a livello di istruzione specialistica più alta. Poi un altro obiettivo è quello di riuscire a conciliare maggiormente quelli che sono i tempi del lavoro con quelli della famiglia. Io in prima persona mi rendo conto che è stimolante e lo è molto lavorare, ma poi necessariamente se uno ha un figlio o due figli deve riuscire a conciliare il suo ruolo di madre con quello poi di lavoratore, a qualsiasi livello lo faccia. Questa è una tematica importante. Abbiamo un indice di natalità molto alto a Livigno e i consulenti che ci hanno aiutato nella stesura di questo progetto, diciamo così, erano affascinati e stupiti dall'inversione di tendenza di Livigno rispetto al resto d'Italia, però questo poi comporta che dobbiamo prenderci cura di questo particolare aspetto. Una tematica importante è quella che avete anticipato voi, quella dell'abitare, noi l'abbiamo chiamato abitare leggero e temporaneo e accessibile un po' per tutti. Sicuramente un tema importante per Livigno è quello della salute, del benessere e del sollievo condivisi, inteso come attivazione e mobilitazione di risorse di personale per cercare risposte al grande tema della salute e del benessere dei nostri cittadini, che ancora una volta poi si riversa anche su quello del turista. Lavorare sul tema dell'innovazione sociale e culturale, perché è vero che Livigno ha una fortissima vocazione sportiva, ma non dimentichiamoci che c'è spazio e c'è margine per ampliare anche l'offerta dal punto di vista della cultura e quello appunto del tema del sociale. Mi viene in mente la Milanesiana di settimana prossima, va proprio un po' in questa direzione, quindi di ampliare un pochettino la nostra offerta andando nella direzione appunto di diventare interessante anche dal punto di vista culturale. E poi abbiamo tutto il tema dell'imprenditoria locale green e quindi di un'attenzione, come abbiamo sempre detto, alle tematiche anche ambientali e al massimo rispetto per la bellezza del nostro territorio. Tra gli obiettivi, potenziare il sistema di offerta di servizi rivolti ad abitanti, famiglie e lavoratori di Livigno. Che cosa intende? Allora, diciamo che uno anche degli aspetti affascinanti di questo progetto che ci ha visto entrare sì in questi aspetti teorici, ma importanti, perché sono quelli che dettano questa strategia a lungo raggio, ma poi alla fin fine dobbiamo entrare nel concreto e qui rimettere anche degli aspetti pratici, fare in modo che il progetto poi parta. Quindi la rifunzionalizzazione degli immobili e delle strutture che a Livigno sono presenti, ma anche appunto dei servizi. Quindi quello che è stato fatto, è un censimento che degli immobili che tuttora l'amministrazione comunale ha a disposizione, ma un censimento volto anche a pensare come questi immobili possano avere al loro interno altri tipi di servizi per fare in modo che vengano un po' più partecipati. Viene in mente anche a Piazza Placheda, ci si concentrerà molto su Piazza Placheda, la volontà è quella di dare a questo sito un hub più socio-culturale e anche artistico, quindi attraverso le varie associazioni, quindi penso alla biblioteca, al museo e all'impronta, andare a creare quei servizi all'interno di Piazza Placheda per fare in modo che lo spazio abbia un po' questa funzione ibrida, che quindi possa sì essere utile per la partecipazione delle feste, per i convegni formativi, per delle mostre culturali, per delle mostre, eventi sportivi. Quindi ecco la concretezza di questa strategia, proprio andare a ridefinire in ogni singolo spazio che a Livigno tuttora abbiamo, riqualificandolo, ma anche andando attraverso altri tipi di servizi che tuttora quello spazio non ha, andare appunto a fare questa rifunzionalizzazione per
attuare anche nella maniera pratica questa strategia. Una revisione dunque anche della gestione. Sì. Quali altri spazi avete analizzato? Siamo partiti da Baita Rasia perché inizialmente il progetto è proprio partito da lì. Ci stavamo interrogando su quale potesse essere la vocazione di Baita Rasia e da lì abbiamo detto, prima di muovere un qualsiasi mattone di una qualsiasi struttura, forse occorre aver bene in mente quali altre strutture esistono ad oggi sul territorio livignasco e quale funzione far corrispondere appunto a ciascun immobile. Ecco che da lì è nata l'esigenza di affidarci anche a una società di consulenza specializzata in questo tipo di attività e da lì, come diceva il vice sindaco, siamo partiti con un accensire tutte le strutture, siamo partiti da Baita Rasia, poi salendo, vado proprio in ordine Acqua Granda, geografico quasi, partendo dalla zona nord appunto abbiamo Acqua Granda, Baita Rasia, poi quello che abbiamo chiamato Taking Care Hub, quindi la parte riguardante il CDD, la biblioteca, la parte tra le scuole sostanzialmente, quella grande palestra lì di Santa Maria, abbiamo pensato all'associazione anziani che si trova al momento in quella zona lì. Quindi biblioteca, CDD, anziani, siamo poi saliti, abbiamo incontrato Vinec perché comunque era nell'elenco degli immobili acquisiti dal comune, poi ci siamo occupati salendo ancora chiaramente Piazza Placheda, Baita Colini ancora più spostandoci più a... oserei dire. Sì. E poi chiaramente non dimentichiamoci Tre Palle perché in realtà essendo saliti questi consulenti da Milano, gioco forza che ci siamo proprio partiti dal polifunzionale di Tre Palle, quindi la visita al campetto, la visita alla struttura in cui si svolgono diverse attività anche di aggregazione a Tre Palle e poi da lì appunto spero di non aver dimenticato, Tommy aiutami, qualche immobile di quelli analizzati. Bene, naturalmente tutte le scuole secondarie, materna. Sì, in realtà noi siamo partiti occupati soprattutto primari. Degli immobili che non avessero ad oggi una funzione definita. No, che l'avessero, ma per esempio la scuola poco possiamo metterci mano perché quell'edificio è dedicato, poco si presta ad essere ibridato, ma proprio per una questione normativa. Quindi le abbiamo schedate, ma sappiamo che quello è un immobile che è vocato a quella funzione precisa, sì. Bene, l'approccio qual è stato? Dunque, rispetto a questi spazi e anche alle persone che attualmente si occupano di questi spazi? Noi siamo partiti dall'individuazione insieme al tavolo sociale di quelle che erano le grandi tematiche che riguardavano Livigno. Ciascuno dal suo punto di vista ha raccontato un po' quelli che erano punti di forza e punti di fragilità della Livigno 2022. E da lì quindi si sono proprio... individuati sostanzialmente una serie di temi che vanno dalla famiglia, alla casa, alla fragilità, all'anziano, piuttosto che alla cultura, all'accoglienza, pensando sì al lavoratore, collaboratore stagionale che viene, ma anche pensando a chi sceglie di venire a vivere a Livigno per altri motivi. Abbiamo parlato appunto di un tema importante, era quello dell'ambiente, sicuramente quello della sanità era un tema che emergeva da più fronti, l'istruzione è stato portato a più voci sostanzialmente come tema, e cultura, sport, e da qui abbiamo iniziato a pensare, questi erano i grandi temi, poi abbiamo pensato appunto, censito le strutture, lavorando anche con l'ufficio tecnico del comune che ci ha dato in questo senso una gran mano, dopodiché ci siamo interrogati con appunto i consulenti di K-City su quali potessero essere, quali funzioni, quali temi in qualche modo potessero andare in quali spazi. E da lì è nato un lavoro gigantesco, molto colorato, perché loro anche dal punto di vista grafico ci hanno dato un gran supporto. Ogni tema aveva un colore, ogni spazio veniva, quindi immaginate un grafico a torta sostanzialmente, e loro ci hanno in qualche modo guidati nel colorare il grafico a torta di ciascuna di queste strutture
nei vari colori che corrispondevano poi ai temi. Faccio per esempio il tema della salute, come poteva intersecarsi in Acqua Grande, il tema dello sport rappresenta una grandissima fetta per esempio di quello che abbiamo chiamato Acqua Grande Sport Hub. E quindi pian piano ogni struttura, ogni edificio si è in qualche modo colorato. È comunque una colorazione, mi viene da dire, provvisoria, sulla quale c'è ancora flessibile, è uno dei termini che ricorre sempre, ibrido e flessibile, quindi che deve essere capace di adattarsi alle esigenze, sì, che man mano emergono. Immagino sia stato un lavoro colorito anche per i punti di vista. Sono sempre stati convergenti sia tra le realtà locali che con questi consulenti? No, diciamo che allora la consulenza esterna serve sempre perché ha un punto di vista appunto da esterno e che quindi non entra in merito tanto nelle dinamiche più nostre interne, ma riesce a vedere più da un punto di vista oggettivo la situazione. Poi senz'altro a me è piaciuto tantissimo il confronto proprio con all'interno di questo tavolo, ma con diverse categorie coinvolte, quindi aver rappresentato l'aspetto culturale, quindi il museo, la biblioteca, l'aspetto sociale, il CDD, la proprietà impronta, l'aspetto turistico, l'ATC e anche l'APT, l'aspetto sportivo, lo sporting. Quindi finalmente davvero siamo riusciti a sentire ogni singola testa, a fare in modo che questa strategia qui possa in qualche modo dare soddisfazione a chiunque. E questa è anche la forza di questa strategia, perché per essere lungimirante deve appunto riuscire ad essere adeguata per le singole categorie che attorno a questo tavolo sono state coinvolte, e quindi crediamo davvero che questa sia la vera forza di questo progetto, e credo davvero che rappresenti per Livigno un grosso passo in avanti. Vi siete ispirati ad un format già esistente, ad un modello già esistente? I consulenti Case City ci hanno rappresentato diverse situazioni che loro stessi hanno seguito per altre città, per altri paesi, e che quindi hanno pensato anche di proporre sul territorio. Noi stessi abbiamo presentato anche delle situazioni interessanti, adesso mi viene in mente la Colini. La volontà è quella di riqualificare un po' il sito anche da un punto di vista del cultural park, e quindi qua soprattutto Cristina ha portato diverse testimonianze di parchi ambientali per bambini che abbiamo nelle nostre vicinanze, penso a quelli qua in Engadina, sull'ospizio Bernina, nel Trentino e quant'altro. Quindi questo sforzo davvero di sentire tante teste davvero secondo me ha dato un risultato eccelso, e credo davvero che siamo sulla strada giusta. La Colini potrebbe essere vista un po' in quest'ottica, visto che non vi sono rifugi, non vi sono luoghi dove per esempio i giovani adolescenti o più grandi possano in qualche modo, non so, arrivare per una vacanza più adventure, no? E quindi hai citato bene la Colini, prima parlavi di se ci sono state nel nostro tavolo delle discussioni. Premesso che amo molto le discussioni, i dibattiti, quando soprattutto sono costruttivi. E Colini è una di quelle tematiche che ci ha accesi e animati maggiormente. Tutti avevano un'idea diversa, filo conduttore, mi piace dirlo, era comunque l'esigenza e l'attenzione a preservare la particolarità di quella zona, che ancora rimane come uno spazio verde, uno spazio in qualche modo ancora poco inquinato e contaminato da un turismo eccessivamente di massa. Ecco perché si pensava più a un sentiero che potesse essere ludico, didattico, che può essere per esempio, come diceva Tommy, per i ragazzini, nella scuola. Io lavorando a scuola ho in mente diversi parchi che lo fanno, mi viene in mente Sentiero Gumperle qui a Prato allo Stelvio, è interessantissimo per questo, e quindi creare un percorso che è già ad anello sostanzialmente, ruota intorno alla Colini con magari delle strutture che possano essere interessanti sia dal punto di vista didattico, penso al Parco dello Stelvio al quale abbiamo anche chiesto eventualmente la disponibilità a darci una mano in questa realizzazione, piuttosto che tutte le conoscenze che hanno i nostri cacciatori. Quindi unire la parte più didattica è interessante sia dal punto di vista geologico, naturalistico, flora e fauna, e anche il MUS in questo ci ha dato una gran mano, pensando per esempio anche a come una volta quegli spazi erano utilizzati, occupati. Quindi davvero si presta a tantissime cose, e poi perché no pensare in futuro a riqualificare anche la struttura stessa della Baita Collini
pensando a un tipo di turismo che possa essere però soft e poco impattante dal punto molto di green. Vista molto green. Infatti lì si chiama proprio quel capitolo è imprenditoria locale green, quindi per far capire che c'è il desiderio di rispettare quella parte. Potrà diventare dunque una sorta di rifugio sempre aperto oppure... La volontà è quella, dopo quello che stiamo facendo adesso, questa strategia, è dargli il contorno alla Collini, perché sicuramente poi anche dall'aspetto della sostenibilità non va trascurato l'aspetto della sostenibilità economica, quindi quello che stiamo facendo con questa strategia è dargli un contorno alla zona Collini, al sito Collini, e poi nello sviluppo della strategia penseremo come poi andare ad allocare o l'associazione o la famiglia o anche l'imprenditoria tale che possa poi gestire eventualmente il sito Collini, senza trascurare però l'aspetto che ha anticipato giustamente Cristina di lasciare lo spazio, quindi la zona Collini Vago, quella zona tranquilla, quella zona green, davvero è molto anche apprezzata dai livignaschi, soprattutto d'inverno quando vanno a farsi le loro camminate, le loro gite a fondo. In questo tavolo appunto è nata quella volontà di preservare un po' il posto, ecco, mi viene da dire anche un po' diverso rispetto a quello che è il Bosco delle Stelle, quindi il Ponte delle Capre, che invece è diventato anche un luogo molto attrattivo dal punto di vista turistico, che vede anche molte presenze giornaliere, soprattutto d'estate. Ecco, la Collini, soprattutto una struttura che dal punto di vista economico si può sostenere, però tenendola un po' più tranquilla, quindi si penserà su anche limitare un po' gli accessi proprio alla casa e preservare un certo. po' di più. Come nei parchi, che sì. oltre a un certo numero di persone non possono entrare. Cola, che cosa ne pensa di queste soluzioni? Poi vedremo anche le altre. Fascinante sentire intanto l'entusiasmo con cui portano avanti il progetto e poi le idee, devo dire, anche concrete, perché obiettivamente sono tutte idee che si possono veramente portare avanti. Il fatto di andare a fare questo censimento, di ripensare l'utilizzo di molte strutture del comune è una cosa che trovo veramente intelligente, nel senso che si pensa sempre a nuovi progetti, a nuove edificazioni, a nuove strutture, quando in realtà per certi aspetti abbiamo già diversi posti che si possono riutilizzare. E magari appunto questa voglia di inserire anche l'aspetto culturale, l'aspetto sociale in una Livigno che... obiettivamente negli anni passati non ci si è mai pensato troppo, allora a livello sociale si è sempre investito tanto, ma sull'aspetto culturale forse si poteva fare di più. Il fatto di inserirlo in questo momento è sicuramente interessante e rende la località anche più, torno a dire, più vivibile, più attuale anche rispetto al resto del mondo, perché quando ci domandiamo perché i nostri ragazzi se ne vanno da Livigno, probabilmente anche il fatto di avere una varietà di offerta, delle proposte culturali, degli stili di vita diversi da quelli che avevamo a Livigno, incide parecchio su questa scelta. E quindi sì, trovo sicuramente interessante quello che stanno facendo e spero tanto che si riesca a portare avanti e che poi dia i frutti attesi, perché comunque i progetti ambiziosi portano con loro anche l'impegno delle persone che poi devono lavorarci dietro, e quindi qui stiamo parlando di una cosa veramente importante, seria, che ci coinvolgerà tutti quanti, perché io ho partecipato alla riunione che hanno organizzato con le associazioni e diciamo c'eravamo tutte, e quindi vuol dire che ognuno dovrà fare la propria parte e dovrà farsi trovare pronto nel momento giusto, quindi ci sarà da lavorare, credo. Tutte le categorie, diciamo, sono state coinvolte, tutte le categorie, diciamo, pubbliche sono state coinvolte e tutte hanno accettato di buon grado di lavorare a questo tavolo? Sì, la sensazione che io ho avuto è innanzitutto una grandissima disponibilità a mettersi in campo e davvero lavorare, perché per la stesura di queste quasi 130 pagine ognuno ha dovuto fare il suo pezzettino. C'erano persone che avevano addirittura competenze su più fronti, mi viene in mente una Alice Martinelli che ha dovuto lavorare sia per la parte riguardante il MUS, sia per la, quindi doppio lavoro, sia per la parte riguardante la biblioteca. Citando appunto il MUS, mi viene in mente Desiree che era sul pezzo anche e conosceva esattamente, ci ha aiutato a ricostruire tutte le associazioni anche di volontariato presenti dagli scambi
scacchi a non so, gruppo folk, quindi davvero il contributo di tutti è stato interessantissimo. Emanuele Mambretti era super documentato sulla parte riguardante chiaramente le biblioteche, era molto a conoscenza e molto, diciamo così, è uscito con delle idee, ha citato l'Ideal Store di Londra, quindi diciamo così, che unire davvero a questo tavolo competenze, persone con competenze diverse è stato una ricchezza incredibile, e a loro ancora una volta va il nostro grazie più sentito, perché senza questo scambio di idee sarebbe stato decisamente più difficile ricostruire tutti questi temi e anche la ricostruzione degli stessi immobili, capire un tempo come erano utilizzati, cosa si facesse ai tempi, cosa si potrebbe fare. Ha richiesto le competenze davvero e le informazioni possedute da tante persone. Da tante persone, sì. Dunque, abbiamo parlato di spazi come Piazza Placheda, ma anche Acquagranda, un altro centro, un altro polo importante che all'interno di questo progetto quale ruolo potrebbe ricoprire, ricopre oggi il ruolo ideale? Certo. Allora, Acquagranda, oggigiorno ricopre il ruolo sportivo, infatti l'intenzione è anche quello, pian pianino le diverse attività sportive coinvolgerle appunto nella zona nord del paese, che è appunto Acquagranda, quindi penso anche al tennis, anche altre attività. La volontà è quella, nella riqualificazione di questi spazi qui, andare a pensarli già in quel sito lì. Dopodiché Acquagranda è all'interno di questo polo che l'hanno chiamato Taking Care Hub, ovvero cura il benessere e salute della persona. Quindi quello che si vorrà andare a creare in Acquagranda è anche una struttura, anche dal punto di vista sanitario, è un po' più, diciamo, avanzato. Oggigiorno Acquagranda presenta già al proprio interno degli spazi, quindi dalla fisioterapia, il dentista, c'è anche un medico privato, quindi dare anche una connotazione, una sorta di clinica, quindi che possa dare anche alla popolazione dei servizi integrativi. Dopodiché in Acquagranda c'è la sede dello Sporting, quindi all'interno del progetto pensare anche come Sporting possa fare anche una formazione e quindi utilizzare il luogo Acquagranda anche per le attività che poi lo Sporting deve fare, quindi ibridare un po' la parte sportiva, medico. Quindi penso anche all'interno del nostro progetto c'è la volontà di avvicinare anche la medicina dello sport ad Acquagranda, e perché no? Quindi permettere ai nostri giovani, ai nostri ragazzi che frequentano lo Sporting di fare la visita in loco, quindi non spostarsi, quando c'è la necessità per fratture o inconvenienti vari, utilizzare quindi la struttura, magari implementando una figura un po' più specializzata di ortopedia o quant'altro, quindi dare all'Acquagranda questa connotazione qua. Quindi sport e inclusione, ma anche servizi medico-sanitari. Sì, corretto. Perché anche la struttura che ha spazi e si appresta anche da un punto di vista logistico, ecco, quindi penso anche a come Acquagranda è anche raggiungibile con i mezzi pubblici, quindi è anche facile raggiungere, il collegamento con la ciclabile, quindi è un grande parcheggio all'entrata che quindi può anche ospitare le autovetture, quindi si appresta proprio a diventare una connotazione di quel genere. Bene, giovani, scuole, anziani, famiglie, quest'altro tema lo abbiamo immaginato colorare la famosa torta a spicchi dell'edificio in cui siamo adesso, quindi di Piazza Placheda Social Hub, cioè tentativo potrebbe essere ambiziosissimo, ci rendiamo conto, e non realizzabile subito, questo lo dico, nel senso che sono tutte, questa è una strategia che vuole essere volutamente lungimirante e che ci dà in qualche modo una bussola, ci indica quale potrebbe essere la strada da qui al futuro su cui tutti lavorare. Un futuro medio-lungo? Dipende, ci sono degli interventi per i quali sono stati candidati a un bando che c'è appena stato, e quindi possibilmente direi medio termine, perché sì, i tempi tecnici di un bando sono circa di un anno. Facilmente realizzabili, qualcun altro invece che occuperà più tempo e più risorse perché possa essere effettivamente realizzato nella sua. Ma che darà risposte anche
su più decenni dunque, sì, quindi sì, anche sì, per il futuro. Il desiderio è quello lì. Dicevo, il piano ambizioso sarebbe quello di trasformare Piazza Placheda in quello che è Acqua Granda per la vocazione sportiva e appunto alla salute. Immaginiamo una Piazza Placheda vocata completamente a invece a dare risposte sui temi sociali, della famiglia e culturali. Quindi uno spazio grande, ibrido, in cui si conserverà il salone verde, perché questa è stata anche un'esigenza che è emersa più volte al tavolo sociale per i grandi eventi, per le fiere, le mostre che vengono svolte qui, ma per il restante spazio e tempo invece vocato proprio a temi più relativi a quello che dicevamo più prima, conciliazione tempi lavoro famiglia, piuttosto che spazi per esempio per concedere ai ragazzi di giocare anche all'interno, piuttosto che, perché no, magari valutare la possibilità di spostare una parte della biblioteca, se non in questo edificio qui grande di Piazza Placheda, nell'edificio adiacente che adesso ospita gli uffici dell'APT, e quindi gli interventi sono tanti. Un altro spazio che viene, questo è relativamente più semplice da sviluppare, è uno spazio che riguarda il CDD e dove oggi ci sono i locali dati alla cooperativa Impronta per fare svolgere l'attività con il CAG. Lì si è pensato di rimpicciolire leggermente lo spazio del CDD, che oggi è sovradimensionato e purtroppo poco sfruttato, penso allo spazio del laboratorio falegnameria sostanzialmente, fare in modo che l'accesso alla falegnameria, chiaramente questo fatto in accordo con il CDD, diventi uno spazio accessibile anche dall'esterno, in cui gli stessi utenti del CDD possano in alcuni momenti entrare, interagire, ma con anche magari degli anziani che sono in grado di spiegare come funziona il telaio, piuttosto che con il MUS che organizza delle esposizioni a tema, appunto, per esempio quello del telaio è un grande tema perché li hanno presenti lì e diversi utenti li sanno utilizzare. Cooperativa Impronta suggeriva il fatto che potesse essere utilizzato questo spazio anche dai ragazzi, e quindi creare uno scambio anche tra diversi utenti, fruire lo stesso spazio, rendere fruibile lo stesso spazio da diversi utenti, perché no, in diversi momenti, o anche valutare la possibilità di utilizzarlo negli stessi momenti, creando proprio dei laboratori aperti a più persone. Questo è più immediatamente fattibile perché in realtà a livello logistico strutturale si tratta di aprire una porta e riorganizzare un pochettino questo spazio falegnameria sostanzialmente. Il coinvolgimento per esempio dei nostri anziani è dunque fattibile, come peraltro ha auspicato e ripetuto anche ultimamente anche il Papa, quindi di non lasciarli soli ma di renderli parte attiva della comunità, della vita sociale? Assolutamente sì, è un po' questa la nostra intenzione, ma è quello che poi è emerso appunto da tutti nel tavolo, quello di dare la possibilità di utilizzare stessi spazi da più utenti e quindi mettere anche in campo le competenze di ciascuno. Ci sono anziani che hanno delle grandissime capacità e che possono davvero rappresentare delle risorse sia con i ragazzi che frequentano attualmente il CAG, piuttosto che i ragazzi che magari vanno in biblioteca, che perché no potrebbero sentirsi raccontare una storia in dialetto, piuttosto che utilizzare appunto il telaio o far parte di una visita guidata al museo e diventare in quel momento aiutanti, mi viene da dire. Secondo me le tematiche e il lavoro da fare è infinito. Trasmettere dunque tradizioni ma anche mestieri, no? Perché mi immagino che tra qualche anno gli anziani saranno tutti istruttori di qualche cosa, saranno tutti degli sportivi e quindi avranno anche tante storie da raccontare da questo punto di vista. Sì, per esempio nel nostro fascicolo ci sono stati portati da questa società che ci ha aiutato nella stesura un esempio interessantissimo di Trento, in cui è stata realizzata una struttura, un'abitazione dell'abitare leggero sostanzialmente, in cui alcuni appartamenti monolocali venivano dati agli anziani
alcuni appartamenti volutamente invece dati a dei ragazzi giovani, in quel caso lì erano tutti studenti, a condizione che per alcune ore del giorno i ragazzi studenti si rendessero disponibili ad aiutare o semplicemente trascorrere del tempo con le persone anziane che vivono nello stesso edificio. E trovo che questa sia, nella sua semplicità, però una soluzione che potrebbe davvero essere anche ripercorsa da noi in questa modalità piuttosto che in altra, ma il dire a fronte di alcuni servizi che tu ottieni metti in campo non necessariamente risorse materiali, economiche, ma il tuo tempo e le capacità che in qualche modo tu hai. Cola. Interessante. Diciamo che sull'aspetto dell'abitare leggero anche noi avremo probabilmente un ruolo con questo progetto, anche perché in realtà l'ATC si stava già muovendo, non sapevamo ancora che loro stessero lavorando a questo progetto, ma noi ci stavamo già dando da fare per cercare di risolvere un po' il problema degli alloggi, ma in generale per cercare di capire se si possa fare qualcosa per i dipendenti che vengono a lavorare a Livigno. E quindi anche l'idea era quella di dare un servizio ai nostri associati di ricerca di personale e poi di servizi, possiamo definire dei fringe benefit da dare a questi collaboratori che scelgono di venire a lavorare a Livigno, legati ai nostri associati. Era una sorta di piattaforma all'interno di ATC per... Sì, perché in realtà il progetto diventa sempre più grande, nel senso che è chiaro che il primo problema che sorge è quello degli alloggi, che poi anche lì va specificato bene, perché su Facebook nei mesi scorsi ho visto dei commenti anche antipatici dove sostenevano che certo a Livigno c'è il problema degli alloggi, però bisogna anche dire che ci sono degli operatori che se ne stanno facendo carico, perché delle realtà dove si può lavorare, si può avere l'alloggio, ci sono sia in termini di camere ma anche in termini di appartamento. È chiaro che l'offerta che abbiamo adesso non è sufficiente, quindi bisogna trovare delle soluzioni. Adesso nel PGT il Comune ha inserito la possibilità di realizzare degli alloggi sia sul comparto del ricettivo, quindi degli alberghi, hanno dato una volumetria extra per fare delle camere personali, ma la novità di quest'anno è che hanno dato anche ai privati la possibilità di realizzare degli alloggi da però vincolare ad utilizzo locale, quindi è chiaro che non si risolverà il problema, ma sono segnali di sensibilità nei confronti di questo momento e di questa situazione. Oltre a questo bisognerà fare qualcosa con gli alloggi che già ci sono, è evidente che bisognerà convertire parte degli appartamenti che diamo ai nostri turisti e metterli sulla piazza dei lavoratori o anche dei residenti, perché cominciano a essere anche livignaschi che non riescono a trovare alloggio. Bisogna anche dire che a livello immobiliare i prezzi di Livigno sono ormai inaccessibili per molti, e quindi trovare delle soluzioni anche per i residenti che possono avere degli appartamenti in affitto è necessario. Come ATC si pensava di proporre un servizio anche diciamo, vorremmo mettere in contatto chi ha gli appartamenti e che potrebbe valutare la possibilità di darli in affitto annuale con gli imprenditori che si facessero carico della gestione di questi appartamenti, quindi dessero una sicurezza in termini di pagamento degli affitti, in termini di attenzione che questi appartamenti non vengono rovinati, magari anche con un'assicurazione che ci permetta di garantire i proprietari, insomma, trovare una formula tale per cui chi dà l'appartamento è tranquillo perché lo sta dando a un imprenditore locale, a qualcuno che ci mette la faccia e che garantisce per i propri dipendenti. E allo stesso tempo magari l'imprenditore potrebbe farsi carico in qualche modo di una parte di questi affitti, perché è evidente che l'appartamento affittato al turista ha una resa superiore, anche un impegno superiore, per l'amor di Dio, ma rende di più rispetto agli affitti che si vorrebbe in un certo modo calmierare per i dipendenti. Quindi forse mettendo l'imprenditore in mezzo a questo processo riusciremo a
aiutare un pochettino i nostri collaboratori a livello economico e garantire chi dà gli appartamenti sul fatto che questi non vengano ben tenuti e che vengano liberati nel caso in cui questi collaboratori non dovessero più lavorare da noi, perché c'è anche da dire che a Livigno ci sono 600 frontalieri, molti di questi sono dipendenti che una volta lavoravano nelle nostre aziende, oggi lavorano in Svizzera e sono quelli che ci tengono gli alloggi occupati. Con questa formula si eviterebbe anche questo problema, cioè io ti do l'alloggio ma legato al contratto di lavoro. Come ha detto bene Marco, con l'approvazione e l'adozione del PGT quest'anno abbiamo appunto messo una norma che riguarda l'housing sociale. Housing sociale inteso proprio come quel vincolo, quella condizione tale per cui quell'appartamento abbia una destinazione ben specifica e quindi quella che può essere senz'altro un appartamento lasciato al personale o al giovane che sia. Ci sono anche degli imprenditori che hanno realizzato più appartamenti, o li vendono o li affittano, ma insomma dovrebbero anche tenere degli appartamenti per chi ci deve vivere. Ecco, questo è quello che grazie a questo progetto, grazie a questo coinvolgimento di più attori coinvolti e quindi quest'opera di sensibilizzazione si debba fare, quindi ATC coinvolto in primo piano insieme anche all'amministrazione comunale, andare a sensibilizzare soprattutto la parte imprenditoriale che una soluzione efficace proprio perché questo problema venga risolto è proprio quella di l'imprenditore che ha già a disposizione gli appartamenti magari riuscire a destinarli più al proprio personale e non venduti dal punto di vista dell'affittanza turistica. Ecco. È un processo che dal mio punto di vista si sta già attuando, vedo soprattutto tante case a Livigno non ancora ristrutturate che quindi anche il proprietario dell'appartamento stesso si trova di fronte a non ristrutturare perché magari per esigenze economiche non lo riesce, però allora quell'appartamento lì può essere destinato al personale e quindi liberando un po' più l'offerta turistica degli appartamenti venduti sotto forma turistica e questo penso che nel lungo periodo permetta anche di avere una qualità migliore, quindi dei prezzi maggiori, quindi anche l'imprenditore, l'affitta appartamento che vuole ristrutturare il proprio appartamento, gli si alza la marginalità e questo gli permette anche di avere anche un vantaggio più competitivo. Quindi è un percorso, secondo me, che pian pianino si sta già attuando e soprattutto vedo che con le nuove generazioni penso che nei prossimi anni riusciremo a dare una risposta adeguata. Questo momento importante è che siamo tutti d'accordo, quindi d'accordo ad affrontare il problema e a trovare delle soluzioni. E qui dal progetto Social City nasce appunto un primo tassello per andare a risolvere questa problematica. Non solo mi permette di segnalare che come ufficio di piano si sta lavorando per la stesura del piano triennale dell'offerta abitativa e lì sono al lavoro non solo la parte amministrativa ma sono al lavoro i tecnici comunali e tutto il personale amministrativo e si stanno proprio interrogando non solo nel mettere anche lì in rete e fare un censimento di quelli che sono il nostro comune ha quegli appartamenti che sono per esempio dati in affitto al personale scolastico piuttosto che al personale medico, anche altri comuni della nostra rete sostanzialmente hanno anche case ALER piuttosto che appartamenti che sono comunali o sfitti e proprio nel piano delle politiche abitative si sta facendo ci si sta interrogando a livello più ampio, non solo di paese Livigno, ma proprio nell'ambito per trovare soluzioni a questo tipo di problemi e in particolare i tecnici sono al lavoro proprio per trovare degli strumenti che diventino effettivamente non solo vincolanti perché le metrature, le volumetrie di cui parlava Marco prima che il PGT prevede date in aggiunta a quelle esistenti sono ufficialmente vincolate a il personale collaboratore, diciamo così, ma trovare poi gli strumenti per garantire che poi questo venga assolutamente rispettato. E lì ci stanno lavorando più la parte tecnica, diciamo così, che si occupa di... Che non sono comunque sufficienti e quindi bisognerà pensare anche in questo caso ad altre soluzioni. Tra i vostri progetti vi è anche un test housing sociale che metterà a disposizione 30 posti letto. Sì.
Sì, ci rendiamo conto, ed è stata una delle osservazioni che ci sono state fatte, che 30 posti letto sono davvero pochi e sarebbero in Baitar Asia. Ma è nato anche con la collaborazione di ATC, questo sarebbe una sorta di test, cioè vogliamo andare a stabilire innanzitutto i criteri con i quali verranno poi assegnati gli eventuali appartamenti, perché in ottica delle Olimpiadi, quindi per il 2026, verranno realizzati con fondi olimpici, diciamo così, diversi appartamenti a Livigno che saranno a costo zero per il comune di Livigno, che poi rimarranno e andranno in qualche modo destinati, potrebbe essere anche lì a diverse categorie di collaboratori piuttosto che ai giovani residenti a Livigno, e quindi quello dei 30 appartamenti potrebbe essere un test per affinare e mettere a punto i regolamenti. 30 posti letto? 30, sì, sostanzialmente 30 posti letto verranno poi assegnati e su quel test lì si capirà come perfezionare, mi viene in mente una sorta di graduatoria, piuttosto che il regolamento interno, piuttosto che come quella piattaforma di cui parlava Marco, piattaforma dell'Abitare, possa intercettare queste esigenze e quindi una piccola partenza. Sarà un test housing anche provvisorio, perché non può essere una soluzione abitativa permanente, chiaramente. No, si chiama proprio Abitare leggero e temporaneo, proprio per andare incontro alle esigenze. Uno sceglie di vivere in un sistema di co-housing, di solito non lo fa pensando di portarci tutta la famiglia o per un lungo periodo, sono soluzioni queste temporanee. Per scelta di solito lo sono. Altre soluzioni? Beh, come ha detto prima Marco, il progetto di ATC è anche di dare questi fringe benefit, quindi creare anche dei pacchetti e dei benefit da poter dare al personale per gratificarlo prima di tutto, quindi rendere anche il proprio salario, il proprio stipendio un po' più alto attraverso appunto questi benefit, e che poi, magari può spiegare bene Marco, possono avere anche una valenza doppia, nel senso che anche il lavoratore che è qua a Livigno magari metterlo in condizione di avere uno ski pass a un prezzo agevolato piuttosto che l'ingresso in acqua grande, gli permette di utilizzare i servizi che noi abbiamo e poi di conseguenza li trasmette al turista che poi pensa al cameriere che è lì in sala, che lo può benissimo riflettere anche all'ospite. Diciamo l'obiettivo di fondo si lega molto, è quello di dare un paese maggiormente vivibile, quindi penso che dal punto di vista anche, adesso mi posso collegare a quello che è il trasporto, al traffico, dare anche un piano del traffico, quindi un trasporto urbano migliore, adeguato. Oggigiorno, notizie pochi giorni fa, daremo la possibilità anche attraverso degli abbonamenti del trasporto extraurbano, quindi da Livigno a Bormio, dare questo benefit ai dipendenti e lavoratori di Livigno. Quindi davvero la volontà nostra è quella di incrementare l'offerta dei servizi proposti sul territorio per fare in modo che chiunque, dal residente al cittadino, al lavoratore e infine all'ospite, possano trovare una località ben strutturata, molto smart, una località che pensa al sociale, che pensa a integrarlo con l'aspetto turistico e che quindi viene apprezzata di conseguenza. Quando parla di questi abbonamenti parla ovviamente di coloro che scelgono di viaggiare, di lavorare a Livigno, sì, ma magari di vivere altrove. Sì, il problema degli alloggi su Livigno ha creato anche un secondo aspetto che fino a un po' di tempo fa non era stato ben preso in considerazione, quello che c'è tanti lavoratori che oggigiorno non cercano l'alloggio su Livigno perché magari anche dei prezzi non troppo accessibili, e quindi scelgono Isolaccia piuttosto che Semogo, il Bormiese e quant'altro, e quindi metterli in condizione anche di venire a lavorare a Livigno con un sistema di trasporto adeguato, magari anche sostenibile, con un abbonamento a prezzi facilitati, può davvero creare le condizioni anche in un'ottica comprensoriale di vivere meglio. Ecco. Avete censito anche i lavoratori, sapete quanti sono i lavoratori di Livigno, quelli che non vivono qui e che viaggiano e quelli che invece sono residenti? Magari Marco mi può correggere, però so che le cifre stanno attorno ai 2000 lavoratori, e di questi penso che forse oltre la metà vengono dall'esterno. Erano già 2500 parecchi anni fa. Quindi sono sicuramente di più quelli che vengono dall'esterno, ma sono di più anche i collaboratori. Sì. Non ce l'abbiamo neanche noi sto dato. Mm-hmm.
Mi era già stato chiesto, ma faccio fatica a recuperarlo onestamente. Se posso solo aggiungere una cosa sul discorso dei fringe benefit, una riflessione che avevamo fatto in ATC era anche data dal, diciamo, osservando i nostri collaboratori negli ultimi anni e parlando anche con chi si occupa di sociale, ci siamo resi conto che è anche aumentato il malessere sociale proprio di queste persone, è aumentato sicuramente l'utilizzo di sostanze stupefacenti e quindi abbiamo visto tanti che vengono a Livigno, lavorano ma non vivono la Livigno Active che comunichiamo a tutti i nostri turisti. Quindi una delle idee che era emersa, per questo abbiamo citato anche le tessere dello Skipass, era quella di dire noi dobbiamo essere anche in grado di far vivere ai nostri collaboratori la nostra località. Avremo due vantaggi. Prima di tutto quello di benessere psicofisico di questi ragazzi che in estate e in inverno, se facessero più attività fisica, se conoscessero bene la, sarebbero più motivati anche al lavoro. Ma in secondo luogo poi conoscerebbero molto meglio il nostro prodotto turistico, perché vi garantisco che c'è gente che lavora a Livigno da più di 15 anni e magari non è mai stato in cima alle telecabine di Livigno, non ha mai visto la Valfederia, non ha mai visto il museo. Quindi l'idea era quella di dire creiamo dei fringe benefit che permettano, che diciamo incentivino i nostri dipendenti a conoscere le cose. Il discorso delle giornate sci, è vero che oggi già ci sono le tessere agevolate per i nostri collaboratori, cioè già oggi i nostri collaboratori hanno tanti benefit, hanno gli sconti nei negozi, nei ristoranti, hanno la tessera dello ski pass al prezzo del residente. Però vorremmo fare un passo ancora in più, nel senso che sarebbe bello per dire dare delle giornate già comprese, due, tre giornate, non è che si debba esagerare, in modo tale che tu una volta ci vai anche gratis e scopri quel mondo lì. Poi magari si spera che ti appassioni e conosci il mondo nuovo e cominci e poi vai a comprartelo lo ski pass per la stagione. No, per dire lo ski pass. Ma un'altra cosa era quella di dire, anziché continuare a aumentare questi stipendi, magari si potrebbe creare delle tessere valore da utilizzare sul territorio di Livigno. Quindi anziché darti l'ennesimo aumento, da quest'anno introduciamo, non lo so, io adesso dico 50-100 euro al mese, che tu puoi utilizzare in una delle attività di Livigno. Creeremmo un volano, incentiveremo questi ragazzi a uscire, a andare a vedere cosa c'è intorno e smetterla di ordinare su internet, perché vediamo pacchi arrivare ogni giorno negli alberghi, non per i clienti ma per i dipendenti. E quindi queste sono tutte mosse che hanno un po' lo scopo di far vivere meglio i ragazzi. Poi non è un lavoro semplice. Se convincerà i suoi colleghi ad allargare la fascia, diciamo, dei benefit, con sconti maggiori, saranno tutti testimonial questi ragazzi, e mi sembra che questo possa essere visto solo come una proposta positiva. Bisognerà dargli anche il tempo di farlo, perché vi sono lavoratori che il tempo proprio non ce l'hanno mai, e quando quella volta hanno il giorno libero magari sono devastati e rimangono chiusi dentro le loro stanze. Dunque il prezzo da pagare sarà ridurre l'orario del servizio, ma se non ci saranno altre soluzioni bisognerà chiudere prima le attività e farli vivere un po' meglio. Quest'anno qualcuno ha cominciato a fare il giorno di chiusura nei ristoranti, che prima non lo faceva, per esempio. Qualcuno non ha proprio aperto la cucina, diciamo che è un po' una catena, no? Certo. L'aspetto di inclusività sociale attraverso questi benefit si raggiunge l'obiettivo anche di rendere il lavoratore integrato nella nostra comunità, nella nostra società, quindi gli permette di avere anche dei momenti di socialità con i residenti e quindi appunto un aspetto di inclusività che può anche prevenire gli aspetti spiacevoli che stanno venendo, penso alle tossicodipendenze e quant'altro. Le ludopatie, anche quello è un tema delicato. E poi di per sé alla fine ne va anche del nostro benessere, perché se noi abbiamo del personale che ci dà continuità, che sta bene, probabilmente anche noi imprenditori possiamo lavorare un po' meno e vivere meglio anche noi come imprenditori. Meno stressati, vero? Credo che sia l'esempio di quello che dicevamo, ibridare la vocazione turistica con l'aspetto sociale. Ecco, e in questo ibridare vi sta anche il concetto di accoglienza che voi avete inserito nel vostro progetto, quindi l'accoglienza
accoglienza non intesa solo come accolgo il turista in cui Livigno è molto molto capace, ma accoglienza per esempio si diceva, ci interrogavamo, ma io stessa non essendo autoctona, quindi nativa di Livigno, qualcuno faceva notare, ed è stato anche lì divertente nel tavolo di lavoro far notare che si parla tanto dell'accogliere il turista, accogliere lo straniero e poi si fatica un po' ad accogliere quello che è Bormino, ridevamo sul fatto che Tommy non è considerato, addirittura se sei tre palle per qualcuno sei non puro livignasco. Ridendo di questo dicevamo interroghiamoci davvero sul senso profondo della parola accoglienza, no? E quindi proviamo a diventare addirittura i consulenti di Milano che ci hanno aiutato si stupivano del fatto che considerassimo Plaza Placheda periferica parlando nei nostri discorsi. Loro dicevano come fa una struttura che è inserita perfettamente in una linea verticale sostanzialmente nord-sud ad essere considerata periferica che è entro 5-6 chilometri. E loro questo hanno faticato un po' a coglierlo, ma è stato secondo me interessante per noi sentire questa osservazione e dire oh cavolo, l'abbiamo sempre considerata distante, in realtà è più inserita di quanto, cioè loro dicevano le distanze a Milano è quando superi i 40 minuti di mezzo pubblico, qui siete tutto in bicicletta, potete raggiungerlo, dovete smettere voi per primi di pensarla distante o periferica, no? Proprio in questo senso, no? Accoglienza. Quindi di allargare la parola accoglienza non solo necessariamente al turista o si parlava accogliere stranieri, ma anche chi ha scelto di venirci. Certo, chi sceglie di venire e ancora si considera straniero perché non nato effettivamente qui. Come la sottoscritta che ha trascorso più tempo della sua vita a Livigno e oggi non ha più un'origine reale, no? Perché non so. L'altro tema è affascinante che avete trattato è quello dell'energia e dell'ambiente. Ecco, quindi è un tema molto attuale e questo tema è, diciamo, abbiamo avuto di proposito inserirlo, ma anche dietro il consiglio appunto della società Key City, perché appunto oggi pensare a una rifunzionalizzazione degli spazi, quindi una riqualificazione delle strutture, senza pensare a come renderle dal punto di vista energetico più autonome possibile, non ha senso. Quindi quello che andremo a fare anche quando andremo a toccare proprio fisicamente le varie strutture e sempre dargli anche un'impronta e un'ottica di riqualificazione dal punto di vista energetico. Quindi penso ad Acqua Granda, che c'è un progetto di riconvertire quello che è l'attuale caldaia che ad oggi funziona a gasolio, ma andarla a ridefinire a GNL, quindi gas liquefatto. Stiamo portando avanti anche un grosso progetto candidato a un piano del PNRR, quindi speriamo che venga scelto e quindi avremo anche le risorse per attuarlo. Penso alla piazzola di Viera, quindi con un nuovo sito per convogliare l'umido, quindi iniziare a trattare anche il rifiuto umido e anche la realizzazione di un impianto biogas, quindi attraverso sia la parte umida ma anche la parte, penso allo stallatico, quindi il lettame e liquami che arrivano dalle aziende agricole. Plaza Placheda è già stata convertita tempo fa a pellet, però anche lì c'è un progetto di teleriscaldamento fino all'asilo di San Rocco, quindi alimentare le scuole di San Rocco e gli asili con i motori Plaza Placheda. Tutta una serie di cose comunque che vanno proprio nell'ottica di molto attuale, come ho detto anche prima, di renderci autonomi maggiormente dal punto di vista energetico, ma anche per dare una sostenibilità, quindi lungimiranza ancora al progetto. Tema questo trasversale, anche questo. Sì. Beh, bisogna dire che a Livigno siamo già sensibili, sì. Cioè se andiamo a vedere le ristrutturazioni che sono state fatte, il tema di risparmio energetico, anche per le latitudini in cui ci troviamo e le temperature, quindi diciamo che abbiamo un ritorno immediato sicuramente sui consumi. Si può ancora fare meglio e soprattutto sulla cura dell'ambiente e del territorio, intendo dire proprio dai residenti. Sto pensando a cosa ti riferisca sulla cura del territorio, non lo so, io...
No, in realtà vi sono stati alcuni piccoli incidenti recentemente dove sono stati ritrovati dei materiali abbandonati in alcune aree del paese, però insomma, APT investe molto su questi temi di comunicazione per rendere sensibile il turista. Ma... Beh, diciamo che ieri noi abbiamo avuto il consiglio dell'ATC e i miei consiglieri mi hanno portato alla luce un problema che sta nascendo giù nella raccolta all'isola ecologica, nel fatto che non si possono più conferire certi materiali, ma ne parleremo sicuramente con l'amministrazione per trovare una soluzione, perché in realtà adesso una volta si poteva conferire tutto, o meglio si lasciava conferire tutto, adesso non è più così semplice, insomma è un tema che andrà trattato e bisognerà risolvere, non vorrei che queste fossero provocazioni proprio per far emergere il problema e portarlo all'attenzione dell'amministrazione in modo tale che poi loro possano trovare una soluzione, questo sì. Però diciamo, lo trovo un episodio straordinario, ecco, diciamo che sì, la cultura sì. locale non è sicuramente questo, la cultura locale è legata all'attenzione e appunto quando si vanno a riqualificare gli edifici generalmente si sta attenti e poi comunque ci sono anche le normative nazionali che te lo impongono. Un aspetto molto importante che è stato trattato anche dal vostro progetto è quello della promozione di occasioni per coltivare diversi modelli di sviluppo. Si intende anche scambi di idee e dunque avete anche individuato un thinking care hub oltre che un taking care hub. Diciamo che tutto questo progetto lo è stato. E ma ci sarà una continuità? Sì, assolutamente. Prima citavamo la Colini, per esempio, si pensava a un concorso di idee per la realizzazione eventuale, per la ristrutturazione eventuale di questa struttura, nonché per la realizzazione del parco ludico didattico. Abbiamo pensato che potesse essere interessante dare sì dei temi, dare in qualche modo dare un filo guida, un filo conduttore e poi aprire magari a dei ragazzi studenti universitari, perché no, delle facoltà, potrebbe essere architettura piuttosto che ingegneria, piuttosto che biologia o anche scienza e formazione, visto che si parla appunto di ludico didattico. O scienze del turismo. O perché no, scienze del turismo. Certo. Aprirlo a più università, diciamo così, un concorso di idee per la realizzazione di quello che potrebbe essere appunto il parco. E questo è solo uno degli esempi. Ma la stessa... vocazione sociale che si vuole dare a Piazza Placheda prevede diversi concorsi di idee e laboratori in cui ogni spazio sarà poi destinato a dei laboratori. Abbiamo pensato ai laboratori social media piuttosto che davvero diversi spazi in cui più utenti possono portare il loro know-how e uscirne poi anche arricchiti. Dunque ci sarà anche probabilmente uno spazio dedicato alle idee per il green e per la sostenibilità. Certo, assolutamente sì. Pensate che una nuova definizione che viene data di biblioteche è piazze del sapere. E quindi la biblioteca vorrebbe, e qui l'abbiamo visto perché alcuni interlocutori nostri facevano appunto parte, pilastri fondanti della biblioteca, erano in prima linea a dire vorremmo che la biblioteca potesse diventare questa piazza del sapere, quindi aprirsi anche alla comunità, anche volendo al turista e a tutto questo tipo di laboratori di idee. E non da ultimo il tema del finanziamento di questo progetto. Certo, allora, come tutti i progetti, per appunto dare la concretezza non bisogna diciamo trascurare quello che è l'aspetto anche di sostenibilità economica e quindi di finanziamento del progetto stesso. Abbiamo avuto la fortuna che quest'anno Fondazione Cariplo ha presentato un bando Emblematici Maggiori proprio sulla provincia di Sondrio, quindi questo bando scadeva il 30 giugno e noi, proprio grazie anche a una strategia di resilienza alla base che fortunatamente era già stata portata in atto e già avanzata, abbiamo voluto candidare un progetto, il progetto Livigno Social City, appunto a questo bando emblematico della Fondazione Cariplo. C'è stato diciamo anche una settimana molto frenetica perché anche dal punto di vista burocratico amministrativo abbiamo dovuto affrontare correre però anche lì grazie all'aiuto di tutti,
soprattutto grazie perché davvero i vari attori coinvolti si sono resi molto disponibili e io penso non è da trascurare il fatto che anche in un momento così dove si chiedeva la semplice firma dell'accordo di partenariato piuttosto che il documento di bilancio che mancava, davvero i soggetti coinvolti si sono resi molto partecipi, ma penso anche perché l'importanza di trovare anche dal punto di vista del finanziamento un'opportunità per poi dare concretezza al progetto li ha sentiti proprio tutti molto partecipi. Quindi abbiamo candidato questo progetto il 30 giugno, adesso appena la Fondazione Cariplo darà risposta e quindi seguito e accetterà questo nostro progetto, potremo quindi partire anche concretamente con singole azioni. Ciò nonostante non vuol dire che qualora il progetto non venga appunto preso in considerazione per intero, non possiamo trovare altri fondi di finanziamento, ma anche superire alle risorse interne al comune. Quindi magari siccome la coperta bisogna tirarla da una parte o dall'altra, non è detto che magari, data appunto l'importanza su questo progetto, questa volta la coperta non venga tirata un po' di più da una parte più sociale. Ecco. E conclusioni, Cola? Quanti bei progetti, che belle ambizioni e quanto lavoro da fare. Beh, bisognerà nutrire questo entusiasmo. Sì, però penso che sia anche veramente un momento di grandi cambiamenti per noi tutti. È un'occasione questa che non si può perdere. Ma anche perché, lo dicevo all'inizio, Livigno è una località turistica che sta andando bene, ma dobbiamo guardare più in là, dobbiamo vedere cosa accadrà domani. E non è scontato, credetemi, perché le aziende turistiche hanno bisogno di fare questo passaggio, di capire che non si può più lavorare come si faceva una volta. Vogliamo invecchiare bene? Sì, ma per fortuna è così. E per fortuna potremo cercare di raggiungere dei collaboratori che possano vivere bene a Livigno insieme a noi. Sarebbe il massimo dell'ambizione e secondo me è l'unico modo per rendere sostenibile il nostro prodotto turistico. Senza le persone non andiamo da nessuna parte. E quindi benvengano progetti di questo tipo e speriamo che ce lo finanzino anche. Il primo step quale sarà dopo aver presentato il progetto e aver partecipato al bando? Beh, sicuramente è dare seguito sempre a questi incontri attorno a questo tavolo strategico proprio per tenere mente viva e quindi anche quel scambiarsi le idee e le informazioni che poi ci serviranno poi quando saremo di fronte alla parte attuativa, quindi mettere davvero la carne sul fuoco. Quindi senz'altro il tavolo strategico dal punto di vista sociale, culturale, turistico, didattico, quello che abbiamo coinvolto per la realizzazione di questo progetto sarà periodicamente coinvolto. Senz'altro andremo da subito a iniziare a pensare alla rinfunzionalizzazione della Piazza Placheda, l'abbiamo messo come nostra priorità anche perché ci siamo un po' resi conto che Piazza Placheda può ancora dare tanto e quindi anche in seguito allo spostamento degli uffici APT che verrà a breve nella zona di Acqua Granda avremo a disposizione davvero tanto spazio da cui metterci mano. E poi, non appena avremo appunto l'accettazione da parte di Fondazione Cariplo, daremo seguito a tante piccole azioni che poi nel loro insieme daranno proprio la strategia di resilienza. Bene, non mi resta che ringraziare i miei ospiti, dunque la dottoressa Rupani, grazie. Grazie. Il vice sindaco. Grazie, io volevo ringraziare in primis Marco, ma anche tutti gli altri attori che non hanno potuto, per esigenze di spazio, essere presenti a questo interessantissimo talking, quindi grazie a tutti quelli che davvero ci hanno aiutato e ci aiuteranno anche attraverso anche il darci la fiducia per portare avanti questa strategia che è davvero importante. E naturalmente grazie al presidente di ATC Livigno. Grazie a voi e buonasera a tutti. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti, arrivederci.